Benvenuti all'ASTA, Laboratorio di Sicurezza dei Trasporti del Politecnico di Milano, sezione Sicurezza Attiva. Nel laboratorio facciamo prove di componenti del veicolo. In particolare misuriamo le proprietà inerziali dei veicoli, massa, baricentro e tensore di inerzia, con le principali case automobilistiche del mondo. Proviamo anche ruote, in particolare quelle di bicicletta, motociclistiche, quelle ovviamente dei veicoli e aeronautiche. Proviamo i sistemi di trazione, ma anche i sistemi di frenatura. Abbiamo un sistema che consente di provare i freni considerando la presenza anche della sospensione e della ruota dei veicoli per studiare il limite di aderenza. La misura delle proprietà inerziali consiste nel rilievo della massa, dei tre parametri che definiscono la posizione del baricentro e dei sei parametri che definiscono la distribuzione della massa. Questi dati sono molto importanti per mettere a punto i sistemi di controllo del veicolo per quanto riguarda la stabilità e la guidabilità. Qui all'ASTA è ospitato anche il laboratorio di Lightweight Construction e Durability Performance. È un laboratorio interdipartimentale che ha come scopo quello di provare elementi in materiale composito ad alta e bassa temperatura quando sono sollecitati anche da cimenti meccanici. La macchina che utilizza il sistema è una macchina complessa dotata di camere climatiche e di un impianto idraulico per l'applicazione dei carichi meccanici. Presso il LAST Sicurezza Attiva nel 2011 è stato sviluppato dal team Shell EcoMarathon un veicolo che ha stabilito il record mondiale di consumo per un veicolo solare nell'ambito della competizione Shell EcoMarathon. Il veicolo ha percorso 1108 km con 1 kWh. Se il veicolo avesse avuto un motore a combustione interna, avrebbe percorso circa 10.000 km con 1 litro di benzina. È un veicolo a tre ruote di carbonio, interamente costruito e progettato qui al Politecnico, con tecniche di avanguardia di circa 10 anni fa, ma ancora attuali al giorno d'oggi. Alcuni dei sistemi sviluppati presso il LAST per migliorare la sicurezza attiva dei veicoli sono basati su brevetti del Politecnico di Milano. Ad esempio, le ruote strumentate che vengono utilizzate per valutare in tempo reale le forze scambiate fra pneumatico e strada, sia di veicoli stradali sia di veicoli fuori strada, vengono correntemente utilizzate in ambito competizioni per migliorare la prestazione dei veicoli, in particolare in ambito motociclistico. Alcuni dei sistemi di misura che sono stati sviluppati presso il LAST consentono la valutazione delle prestazioni di pneumatici, ma anche sistemi di sospensione e altri sottosistemi del veicolo, anche a velocità molto elevata in condizioni di assoluta sicurezza. Tutte le attività del laboratorio vengono sviluppate in collaborazione con studenti, attività di tesi di laurea e tesi di dottorato e molto spesso in collaborazione con primarie e aziende nel settore automobilistico, sia sviluppatori di veicoli sia di componenti, che utilizzano le competenze del laboratorio per migliorare i loro nuovi prodotti in ottica sicurezza e comfort.